termine a reti inviolate lo scontro diretto per la salvezza tra Pineto e Recanatese, un pareggio tutto sommato giusto che accontenta entrambe ma non fa felici nessuno. Terza partita di una settimana intensa che in casa Pineto si è conclusa con l'arrivo alla corte del presidente Brocco del centravanti ex L'Aquila Massimo Ganci, schierato dal primo minuto in coppia con Palumbo nel 4-4-2 dall'ex Amaolo che ha guidato la Recanatese nella stagione 2014-2015. Assenza importante tra le fila dei padroni di casa, quella dello squalificato cacciatore. Possanzini invece deve rinunciare a Fioretti, out da 4 turni per un problema muscolare, e schiera nel 4-4-1-1 il neo arrivato Degano alle spalle della prima punta Villanova. Prima frazione appannaggio dei locali, la prima occasione al settimo con l'ex Mariani che calcio dalla bandierina per Palumbo, il colpo di testa è alto sopra la traversa, azione fotocopia che si ripete ancora qualche minuto più tardi, ma la sfera lambisce il palo e termina al lato. Ancora Palumbo tra i più attivi al 28esimo va in gol, ma l'arbitro annulla per offside. Il numero 10 ci prova anche dalla grande distanza, ma la conclusione è fuori bersaglio. Al 38esimo si vede la Recanatese in avanti con Senigalliesi che calcia dal limite con la sfera che sorvola la traversa. Nel finale di frazione l'occasione più ghiotta dei primi 45 minuti in favore dei giallorossi leopardiani. Punizione di Degano dal vertice sinistro dell'area in mezzo e scivolata di Dominici che non trova il tapin vincente. La partita non spettacolare sul piano del gioco è tatticamente bloccata tra due squadre che non vogliono perdere. In avvio di ripresa Emili mette in movimento Ganci, il colpo di tacco spettacolare che non viene però raccolto da Palumbo. Poi il centravanti prova in rovesciata ma senza fortuna. Al 19esimo la Recanatese va in gol con Degano che raccoglie la respinta di Mazzocchetti sulla conclusione di Villanova, ma l'arbitro anche questa volta annulla per posizione di fuorigioco. Nella fase centrale, girandola di sostituzioni per i due tecnici, Amaolo inserisce D'Angelo, Ciarcelluti e Stacchiotti per Ganci, Logoluso e Maloku. Possanzini richiama a sé Gabrielli e Dominici per far spazio a Lauria e Papavero, ma la gara scivola via sul filo dell'equilibrio senza regalare grosse emozioni. Nel finale, botta e risposta tra Senigalliesi che in diagonale impegna Mazzocchetti e Ciarcelluti che si gira bene ma non riesce a colpire con forza la sfera favorendo la parata a terra di Foyer. Il Pineto riesce così a tenere sotto in classifica la Recanatese e a guadagnare un punto dal quale ripartire in vista della trasferta contro la corazzata Matelica. Un punto arrivato al termine di una partita non spettacolare ma molto combattuta contro la tua ex squadra, la Recanatese. Sì, consideriamo che era la terza partita in una settimana e per quanto riguarda il nostro organico avevamo dei giocatori inseriti. E ultimamente vedi sì, Ganci, Pomante, Palumbo, quindi il nostro organico è in via dell'estimento adesso sicuramente. E per quello che ho visto oggi abbiamo trovato un giusto equilibrio, una compattezza di squadra. La partita non è stata spettacolare ma non era facile giocare contro una squadra organizzata come la Canadese che per me è una classifica bugiarda, merita sicuramente molto di più e perché pratica un buon calcio, no? È un'ottima organizzazione di gioco. L'unico rimprovero che posso fare alla squadra è questa, di avere sbagliato l'ultima giocata o la conclusione in porta, perché qualche volta non abbiamo tirato neanche dai 16 metri. Poi è chiaro, nel secondo tempo le energie sono venute a mancare e la partita è sfilata sul 0-0, però potrebbe essere diciamo un punto importante da cui ripartire e prepararci a lavorare la prossima settimana per la sfida difficilissima contro il Matelica. Ci siamo trovati su un campo che è molto diverso rispetto al nostro, che siamo abituati a allenarci sul sintetico, dove tempi di gioco e spazi sono molto diversi, quindi abbiamo molto faticato ad adattarci. Il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo migliorato la qualità in mezzo al campo e piano piano siamo usciti fuori. Penso che il primo tempo hanno fatto più loro, il secondo meglio noi, abbiamo creato anche presupposti per passare in vantaggio, però penso che il pareggio ci sta e quindi ce lo prendiamo. È stato un mese difficile per noi di grandi cambiamenti, quindi dobbiamo tenere duro in questo momento perché sono convinto che non siamo fuori. Abbiamo perso 6-7 punti negli ultimi 5 minuti di un po' di partite, penso a San Marino, penso a Monticelli, e abbiamo perso anche punti in partite in cui abbiamo dominato, come quella di mercoledì, di giovedì col campo basso, poi quello che conta è il risultato, quindi come abbiamo magari raccolto meno fino adesso, magari raccoglieremo di più
in futuro, quindi sono convinto che, ripeto, che lavorando e con qualche nuovo arrivo possiamo far bene.